rumore delle pale degli elicotteri che per tutta la serata, fino a tarda notte, ha squarciato il silenzio surreale di una Taormina blindatissima e bellissima. Gli atterraggi nelle due elipiste che hanno accolto i sette grandi della Terra, che oggi daranno il via al vertice mondiale. Le luci blu nello specchio d'acqua davanti Taormina e Giardini a segnare l'area off limits. Ecco la notte prima del G7 di Taormina, una notte di controlli serratissimi, uomini della Polizia di Stato, dell'Esercito, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri a presidiare vicoli, piazze, strade, accessi. Corso Umberto I era affollato solo da forze dell'ordine e uomini impegnati con il vertice. Un via vai di passe beige, un incrocio di accenti e lingue straniere. Una Taormina diversa, senza turisti che affollano i ristoranti e scattano foto, ma piena di gente in fermento. In tanti hanno aspettato gli arrivi in. Il più atteso, ovviamente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è arrivato all'Hotel Timeo a mezzanotte, accompagnato da un corteo di 40 auto, oltre a quelle delle forze dell'ordine italiane. Trump, giunto nella piazza che porta al teatro antico e quindi al Timeo, si è anche affacciato dal finestrino per rivolgere un saluto con la mano a chi lo aspettava. Prima di lui anche il premier italiano Paolo Gentiloni era arrivato al Timeo, mentre dall'altro lato del corso gran fermento al San Domenico Palace per la cancelliera tedesca Angela Merkel e il neopresidente francese Emmanuel Macron. Adesso il G7 ha inizio. Ad aprire il vertice sarà la cerimonia di benvenuto al teatro antico.